Allora, pronto, pronto, senta, posso cominciare? Posso, dai! C'è un telegiornale che mi piace perché... Che ne ha me, chi ragazzi? Mi fa stare bene anche se ora è dura, ahimè. Sistema di mondi non hai prima. La prima trasmissione che non vede l'ora di spegnersi. Il nostro aperitivo contagioso è... ce la faremo. Allora, pronto, pronto, senta, posso cominciare? Posso, dai! C'è un telegiornale che mi piace perché... Che ne ha me, chi ragazzi? Mi fa stare bene anche se ora è dura, ahimè. Aperitivo contagioso è telequarantena, sentici che mi gusta di più. Con Damiano, Alessandro e tutta il Mibus. State a casa e tutti insieme ce la faremo. Stasera mi sento un'odalisca, Sì, sì, proprio. Con di pittura fresca. Te, Carla, Franci, due fratelli proprio, separati alla nascita, si vede, si vede. Buonasera. Stasera puntata molto veneta, stasera. Veneta, oh! Puntata Ostre, Ostrega. Benvenuti bene. Alla 26esima puntata di Telequarantena, ragazzi, 26esima puntata. 26, oh, 26. 26, oh, ma ti ne rendi conto? Non me ne rendo conto. Ma non te ne rendi conto. 26. Però oggi che giorno è? Che giorno è, Damiano? Oggi è martedì. Martedì no? Martedì 21 aprile. È vero! 21 aprile. Che tanti è? Auguri, tanti auguri alla regina Elisabetta. Non è solo il compleanno della regina Elisabetta, sappilo, eh. Ha sempre i capelli bianchi e grigi, ma non è proprio inglese. Allora, oggi è il compleanno innanzitutto di Nicolas Muzzarini. Esatto, auguri! Auguri a Nicolas Muzzarini, è il compleanno della regina Elisabetta, gli abbiamo fatto gli auguri, ma lei ha detto: vi ringrazio per avermi considerato, comunque fate gli auguri anche a una persona più importante di me e famosa, più famosa e importante di me, che è vostro padre, Geminiano. Auguri! Auguri, auguri Geminiano! Che compie ben 62 anni. Di sclero! 62 anni di sclero, grazie. 62 anni, la ditta MS che produce le sigarette ringrazia per il fatturato che ha in questi 62 anni. Ringrazia per il questo è pubblicità occulta, non va bene. Ringrazia per il grande fatturato la MS a tutti i dirigenti dell'MS hanno 16 case tutti i tabacchini stanno sbocciando. Ringraziano tutti i dirigenti dell'MS, ringraziano Geminiano per l'acquisto di questi 62 anni di pacchetti, di suppacchetti. Basta! Finito gli auguri, grazie. Auguri, grazie per tutte queste stecche di sigarette. Non riesci a respirare senza un filtro davanti. È una cosa ragazzi, d'altronde c'è il CO2. Esatto, solo quando dorme riesci a non...
a non respirare attraverso l'unico uomo ad avere un'anticamera polmonare fatta in amianto. Bene, andiamo avanti. Hai il coronavirus attraverso la sigaretta al passamia. Non veniamo al passamia, no, attraverso di... A sbrusa prima, ragazzi. A nulla in culo il coronavirus. Allora andiamo avanti con l'argomento del giorno. Perché sembriamo. L'argomento. Buri è caduto. La vacca. Ragazzi, finirà anche. Allora. Bene. Cambieremo anche l'arredamento, con delle seggiole. Sarebbe il caso di rinnovare un po' questo cantinino. Te la seggiola da culone, e che cul piccina e la scrana grossa. Me col cul grosso e la scrana piccina. Non è giusto che. Ragazzi, nostra merda, cosa si è fatta il cul e mia steda propria proporzionata. Comunque, andiamo avanti. Argomento del giorno oggi. Il argomento della giornata, appunto, perché avremo un grande ospite, un grande contadino. Sarà appunto il contadino cerca moglie, ragazze, esatto, voi dovete scriverci, donne, scriveteci se avete delle mogli da proporre al contadino Simone Petrolini, scriveteci, proponete, addirittura mandate un whatsappino, se siete stanchi della vostra donna o della vostra moglie che avete in casa in quarantena da 2 mesi, ve ne volete sbarazzare, volete proporla a Simone Petrolini, ovviamente prima deve passare una selezione, gli esami attraverso la stalla e il trattore, se idonea a Simone Petrolini, perché è molto severo, so che è molto nella sua selezione. Comunque, sì. Mandateci... non guarda in faccia nessuno. Esatto, mandateci dei whatsappini qua, esatto, dove vedete il sorriso, c'è il messaggio. Esatto, mandate i whatsappini, donne, proponetevi al nostro contadino, sindaco di Olmo, meteorologo, tutto quello che volete. Però ragazzi, mi dici perché ci sono dei tappi da birra qua così? Ma niente, faccio una collezione. Chiedo ma dalla regia di, sembra il caso di partire subito diretti, con insomma. Differenziare. Siamo fratelli, ma siamo diversi. Esatto. Allora. Come Dolce Gabbana, diversi sono. Bene, io sono quell'altro, quello. Specifichiamo. Bene, esatto, bravo, ringraziamo la regia. Grazie la regia. Grazie regia, il 50 euro. Prego, ti vedo io. Allora, ragazzi, abbiamo degli ospiti stasera che vengono da Verona. Oh, da Verona. Esatto, da Verona. E è un trio comico. Loro producono dei video che avrete visto senz'altro, perché girano tantissimo su WhatsApp. Questi video girano tantissimo su Facebook. Loro si chiamano Cacafocu. È un trio comico veronese. Sono simpaticissimi, fortissimi. Hanno cominciato con le barzellette in Veneto e adesso... E vediamo un piccolo video per farveli un attimo riconoscere. Vedrete che li riconoscerete. Prego dalla regia. Pensa che il mona di mio marito è uscito in bici. I want to ride my bicycle. Amore, sta arrivando il tempo. Ah, una cosina a tre! Eccoli, eccoci qua, forse li avrete riconosciuti senz'altro. Io ne vedo solo uno però. Abbiamo un cacafuoco solo. Abbiamo solo Giuseppe. Tra l'altro non mi sente, è strano, non riesco a sentirvi con le cuffie. Ci senti dal telefono tutto. Però, giusto? Prova a sentirci dal telefono, Giuseppe. Sì, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, bene, sì, anche. Sì, forte e chiaro. Fantastico.
Ci sei? Allora, un attimo, provo ad alzare un po', dai, vediamo, penso che fra un po' mi si ride. Eccolo, la Mauro! Anche l'altro! Oh, ragazzi, qua, qua è bello della diretta. Il bello della diretta, va bene, no? Abbiamo anche Gigi? Provo ad alzare un po', dai, vediamo, penso che fra un po' mi si ride. Eccolo, Mauro! Abbassate il volume. Ragazzi, dovete abbassare il volume che vedete voi, ci dicono dalla regia. Se no ci torno indietro, abbassate il vostro volume della diretta. Adesso, no, colpa mia. L'audio del mio computer. Esatto. Colpa mia, eccolo qua, adesso è perfetto. Bene, benvenuti a Telequarantena, ragazzi, benvenuti. Grazie. Eccolo, c'è Gigi! C'è. Ragazzi, sì. Siamo riusciti a recuperarli tutti e tre. Incredibile, incredibile, impresa olimpionica. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, io mi devo chiudere qua il computer, sennò mi imbambolo, perché arriviamo in ritardo. Esatto, esatto. Tenete solamente la videochiamata in Skype, allora. Esatto. Bravo. Ci vediamo solo via Skype e poi il pubblico da casa ci guarda in tutto il vostro splendore che adesso vi facciamo vedere. Bene. Benvenuti a Telequarantena innanzitutto, grazie mille. Mauro Cutrino, ciao, Gigi Baldassari e Giuseppe Forte sono... Allora, innanzitutto, ragazzi, benvenuti a Telequarantena. Vi abbiamo voluto intervistare perché il grande successo di Cacafoco, di tutti questi video che arrivano su... Esatto, c'è l'applauso dal pubblico crociante che arriva da casa. Lo share è salito a 45 milioni. Questo grande successo di questi video che girano adesso sicuramente da casa vi avranno riconosciuto perché in tutti i gruppi WhatsApp maschili voi arrivate sempre con i vostri... Sono solo maschili, basta, che sfiga. Non dire. Perché dentro quelli femminili io non sono inserito, forse anche in quelli... Forse il video del gommista, però su quelli maschili ovviamente c'è su tutti i gruppi, senza ombra di dubbio. Ok. Ma sicuramente vi avranno visto anche su Facebook. Vi volevo chiedere, ragazzi, ma quanti video avete fatto da quando avete cominciato? Io ne ho contati circa, compresi i doppiaggi e parecchi che abbiamo anche cancellato. Secondo me siamo sui 200. Complimenti. E vi volevamo chiedere un po' se ci parlavate di come è nata questa idea di Cacafoco. Ma è nata quando abbiamo scoperto che praticamente facendo 200 video, 1000 euro a video, ho detto beh, conviene. Non male. Magari. No, dai. Noi ci siamo conosciuti al laboratorio di Zeliga a Padova, no? Sì, mi ricordo. C'eravate anche voi e io avevo il quartetto... con Gigi, Dario e Elena, poi eravamo i tre per una, poi Giuseppe operava individualmente, e poi io mi sono staccato dai tre per una, ho aperto questo canale, ma allora io Cacafoco l'ho aperto perché era il periodo, non so se vi ricordavate, cos'era 2013-2014, c'era tutta una serie di ridoppiaggi di Peppa Pig, esatto, nei vari dialetti, no? In romano. Allora c'era il mio vicino di casa siciliano che ascoltava queste puntate in siciliano. Io ero un po' afferrato con il doppiaggio, avevo tutti gli strumenti per poter ridoppiare delle voci perché lo facevo già prima da casa. Così che ho detto, proviamo, visto che nessuno fa la versione in veneto, faccio la versione veronese. E ho fatto la prima versione veronese di Peppa Pig, ovvero Peppa Porcella, e lì basta, è partita tutta la quarantena. Peppa Porcella. E come mai il nome Cacafoco? Che è strano. Ma allora, no, là, trattandosi di cartoni animati, ho detto devo fare. Ah, cosa, Gigi? No. Spiega tu. Tanto ogni volta che te lo chiedo versioni. È sempre una cosa diversa, perciò... No, allora, ci sono due versioni. C'è la versione ufficiale e la versione ufficiosa. Io ve le dico tutte e due così sono a posto. La versione ufficiale è che mi serviva un nome tipo da cartoni animati giapponesi e mi è venuto in mente che il mio bisnonno, perché io non sono originario al 100% di Verona, cioè sono nato e cresciuto a Verona, però i miei genitori, come quelli di Giuseppe, sono originari della provincia di Lecce, dove parlano un po' così, no? Un altro accento, e il mio nonno,
Sì, il mio nonno, il mio bisnonno lo chiamavano Cacafocu, con la C chiaramente, non so legato a cosa, boh. E allora io ho tolto le C, ho messo le K e ho fuori questo Cacafocu. La versione ufficiosa invece? Mio bisnonno, cazzo, non l'avrò conosciuto, avrò avuto 5 anni, se no che me lo ricordo, non so perché lo chiamassero così, boh, non lo so. È anche il nome di un peperoncino comunque. È il nome di un peperoncino, ecco. Perché poi mio nonno ha cambiato soprannome, perché mio nonno poi era il vigile di un altro paese, allora lo chiamavano guardia, era il guardia. Era il guardia. guardia. E come simbolo ho visto che avete un cammello, come mai proprio il cammello? Come mai? Noi ad esempio abbiamo una gallina perché siamo una compagnia teatrale di campagna, quindi abbiamo la gallina come esempio, come la vedete qua in sovraimpressione. Sì, Gallo. Il cammello, perché anche là c'è la versione ufficiosa e la versione ufficiale. Allora la versione ufficiosa è che a me il Veneto, guardato sulla cartina geografica, mi dà l'idea di un cammello. Vabbè, ma me la dà solo a me, ai miei soci no. E questo è successo una delle sere in cui ha esagerato al bar, però... Esatto. ma soprattutto perché il canale, essendo tematico Veneto, quale animale beve di più del cammello? È solo il cammello. Allora, a proposito di bere, visto che abbiamo aperto questo argomento, che per il Veneto, so che adesso ci stanno guardando anche in Veneto oggi, quindi è un argomento per voi molto importante, molto serio. La lubrificazione. Io manderei in onda un vostro video, se ce l'abbiamo, dalla regia, un video molto serio, che so che per voi è un argomento... serissimo. Lo spritz è una cosa su cui non si scherza, Tosi. Ah, sì, è là, sì, qua sì, qua sì, ragazzi. Guardiamo un attimo se che video pronto. Vediamo, dai, siamo. Che... state in linea, mi raccomando, state in linea, non scappate, . Ciao ragazzi, prego. Anche tu allora? Sì. 3 spritz. Va bene. A me senza arancia però, eh. Ok. Ho trovato allergico agli agrumi. Agli agrumi? Arance, limoni, mandarini. Mio cugino è allergico all'alcol. All'alcol. Vino, birra, liquori. Niente. Ma dove abita tuo cugino? Qua a Verona. Sì, ma in che via? Eccoci ritornati dopo il video. Abbiamo appena mandato in onda il vostro video. Tra l'altro nel video c'è anche... Noi non lo vedevamo chiaramente qua, no? Perché Beppe non capiva. Noi non lo vedevamo qua. Allora, l'abbiamo visto noi, gli ascoltatori a casa, ma voi lo conoscete. Farei un applauso anche... Farei un applauso anche a Dario Conti, che c'è anche lui nel video. Esatto, che faceva la parte lui. Di tuo cugino. Lo conosco, Dario. Ci siamo conosciuti 10 anni fa a Padova al laboratorio Zelig, dove c'era anche Gigi, che era giovanissimo. Gigi era biondo. Infatti, vedi come è invecchiato bene, hai visto? Ma Gigi, veramente, quando ho visto il tuo video dove fai Cupido, che sei spettacolare. Perché sai che l'Alzheimer poi... È Gigi. Aspetta, facciamo parlare Gigi, ragazzi, sennò... Io parlo sempre poco, comunque per quel video lì mi ero tinto, non so se hai notato, i capelli di biondo. Li avevo tinti io, ma sapete con cosa li avevo tinti? Ah no, avevo preso la bomboletta quella di Carnevale, che eravamo sotto Carnevale. Si vedeva, un po' si vedeva. Io vi giuro, ora
ce l'ho ancora impresso in testa, perché mi ricordo che ero fuori nel parco, stavo sistemando delle cose con l'operatore. A un certo punto mi sento Mauro: Beppe, sei pronto? Cosa? Girati. Vedo uscire lui, mi sono proprio buttato a terra. Ma perché voi l'avete visto nei primi piani così, vedervelo intero, biondo, costa tonica e la fascia sì. D'arco, ragazzi, era... Ma poi la vedete anche la... Fatto tua madre, tra l'altro. Esatto. Che ha fatto la... Cosa? La mamma di... Perché non lo sapete, ma mia madre ha fatto per anni la costumista alle opere liriche in arena, quindi meno male giocavamo in casa. Ah, ecco, grande, no. Complimenti, non grande. Non ho capito male, scusate. Comunque vi volevo chiedere, dato che siamo in chiusura ormai, quanto tempo abbiamo? Siamo in chiusura. Abbiamo un tecnico molto severo, ragazzi. Volevo chiedervi di promuovere il vostro canale YouTube e la vostra pagina Facebook. Ok. Allora, no, Gigi, no, non troppo entusiasmo. Parlare, ragazzi, è facile, eh? Bisogna no, solo no, no, aspetta, no, no, ma aspetta io, perché prima ha detto, a me mi fanno parlare sempre poco. Allora, è stato zitto a vedere cosa dice lui. Gigi, non troppo entusiasmo, visto? No, ragazzi, dai. E soprattutto ragazze, ecco. Mettete un grazie sulla nostra pagina che si chiama Cacafoco Video Production. Collegatevi anche stasera, saremo in diretta anche noi alle 22, noi facciamo le ore piccole, alle 22. Soprattutto se voi siete zona Emilia, dunque prodotti tipici locali, non so, formaggi, salumi tipici, se li volete mandare, Gianluigi Baldassari su Facebook li accetta molto volentieri. Vi invitiamo anche a seguire la nostra pagina Cacafoco con la K, è come il giocatore di calcio che giocava nel Milan, no? KK, più gli mettete F, la F di finestra e poi viene fuori la zona. Giocatore di calcio più fine, perché è difficile da ricordare, però poi non ve lo dimenticate più. Dunque vi aspettiamo questa sera anche noi in diretta dalle 10 e qualche sera magari, adesso ci organizziamo che venite voi, dai. Facciamo questo scambio di diretta, no, ragazzi? Ricordatevi esatto. La F di finestra, soprattutto. F di finestra. Esatto. Grande, grande. Ragazzi, mi ricordo anche di quando andavamo a Padova che Giuseppe faceva il robot. No, questa sera lo rifaremo. Sì. L'ha detto lui, no. Diglielo. Era bellissimo il robot, mi piaceva tantissimo. Te lo giuro, oh. Guarda, su quella cosa che vuole più bene, non gli ho detto niente. Non gli ho detto niente io, se l'è ricordato lui, perché era bello. A Mauro, di te mi fido, perché so benissimo che certe cose non le dimentichi, ma neanche tramite psicologo proprio, quindi... Sì, però era bello, Tato Robotto. Ma dai, ma come fate a comunque dire vi che... faccio vi faccio i complimenti, ragazzi, perché siete fortissimi, e a parte i vostri video che arrivano... non so come, su tutti i gruppi WhatsApp così, è proprio uno spasso vedere anche la vostra versione delle barzellette in Veneto, veronesi, le barzellette. Le barzellette! E sono veramente bellissime, grandi, bravissimi, continuate, perché noi abbiamo bisogno di voi, soprattutto in questo momento, esatto. In questo momento storico. Grazie, e noi di voi che vi organizzate per fare queste cose. Va bene, allora siamo in chiusura. Cosa, Beppe? No, che ha detto che ha bisogno di noi, ha detto non ti preoccupare, poi ti mandiamo l'IBAN. Ah, ok, certo. Quello me ne occupo io, sono io il commerciale. Manderemo dei prosciutti a Gigi. Allora, ecco, così, a posto. Fatto. Ciao ragazzi, salutatemi il Veneto. Ciao, dai, Gigi. Ci vediamo presto da noi. Va bene, volentieri, ciao, ragazzi. A presto. È stato presto. Un piacere. A presto, buona serata. Bene, siamo rientrati nella nostra diretta. Bene, signori. È stato anche oggi, abbiamo avuto questo collegamento internazionale al di là del Po, al di là allora sono di Verona, provincia di Verona. Esatto. Io ci sono stato, sono pratico, ragazzi, potevi imparare la lingua, perché te se vai in Veneto bisogna parlare veneto, se non ti capisce mia. Sarà vero. Allora, adesso mandiamo un'altra puntata del Mucci Benatti. È vero. Guelfo. Da Maniel, le
tanti bari. Quando sono sposata, state lì. Cat feva vivere in una favola. Vengo elfo! Ma perché passommi un bel weekend rilassante? C'è Siracle una buona idea. Ah, elfo? Di da bon? Ti aspetto lundi. Bene, ecco, sempre fantastici. Grazie Mattia e Maya, un applauso ancora, Mattia, bravissimi. Da Bibbiano, mentre invece abbiamo scoperto che Laura e l'Elena si sono trasferiti, perché dicono di star fermi, ma loro giren, Laura e l'Elena, stammi a fermo. Ma come so giriva? Allora, e sono andati in vacanza a Divano Marittima, adesso sono andati in montagna. Ragazzi, guardate, c'è Pilmulti. Hanno visto che è arrivata la neve, come è arrivata la neve, sono andati subito sulle piste. Allerta neve! Ah, ma se sta bene? Sì. Ah, sì. Hai un far proprio bene a venire in montagna. Proprio? Allora, Tomo, beh, che? Questa è così. Questa che è la grappa dell'Ipercop in offerta. 2,20 euro circa. Ma anche me. La scheda, la scheda. Lo so. Per morire. Perché le che neiva e allora bisogna scaldare su un po'. Vedi che intorno è per guslei. Per me esagerare, quella grappa. Slampies. La. Boh. Beh. Podopa. Crema solare dell'anno scorso. Se ti metto la crema a ferro, via che neiva. Ma perché che i raggi UVC e allora i fa mal. Sì, raggi UVC. No, là. Beh, e lampa se, spesa ancora meno. Settimana enigmistica, 1,70 euro. Praticamente niente. Una giornata a Cortina da un pezzo niente sei. Se? A Cortina da un pezzo. Cos'è? Cortina da un pezzo. Beh, che tu tic? No. Ah. Diva che è Cortina da un pezzo. Beh, va che sei spiritoso! La farelva tu su che è! Te, quanto sei alto? Io sono 1,68, caro. Farelva tu su che. Allora, che un cortina e un cortino da un pezzo. Per andare a parlare d'altezza. Comunque, sva un po' il mare e un po' in montagna, bisogna cambiare un po', Boh, aspetta che adesso a sbasso un momento l'armor... Ecco, sbassa che a me, che mi dà fastidio. L'armor del vecchio mi dà fastidio. Lè. Oh, là. Sentimo che pace. Ragazzi, se con te non axi, a fom, mio sol ferragosto, mo anche... Nadel in quarantena. A Serdom. Ciao, vero. Arrivederci. Al prossimo giro. Arrivederci. Ciao. Ste bene. Beh, perché ti hai detto cortino? Beh, insomma, ti hai detto cortina da un pezzo, è meglio del cortino, perché tempo mia tanto, insomma... Tempo mia bisogna dire cortino, insomma, è per dire anche nel lavoro, no? Beh, insomma... Sarà pincè la gente adesso. Ma sono la pincè, che mi sono cortina dentro il cortino, adesso mia... Oh, sto per maloso, ragazzo. Beh. Grazie! Grazie, Laura e Elena!
Sempre spaziali, veramente. Però Cortino, io ho capito la statura, eh. Cortino, è riferito alla statura, Lauro. Ma con tante virtù, Lauro. Bene, signori, eccoci a questo. È arrivato il momento! È arrivato il momento, è da una settimana che non lo sentiamo. Amici! È arrivato il momento di collegarci dalla campagna. Sì. Con il re della campagna, direttamente dalla sua gabina, del trattore. The king of the champagne. Si risponde, però vi facciamo notare che le sue previsioni del tempo ci hanno azzeccato. Erano esatte alla perfezione, quindi oggi ci darà le previsioni. Ecco! Buongiorno a tutti! Ciao! Un applauso, Simone Petrolini! No. Ferma tu. Simone, allora... Lascialo parlare. Simone, mi senti? Ah, senti benissimo. Bene, va bene, dai, ti lascio andare avanti, ma è già cominciata male la puntata, va bene. Missa Eva, allora, fatta poco. Alla risfatta, per netter motive, te treda con attrezzi calne mia, proprio pulì. Allora io dico, aspetta che facciamo un attimo al tot che forci led mei. Ecco, io gli fai che è una bella bandiera, una bella sierpa, via che la metto. Bravo, bella, hai fatto bene. Hai fatto bene. Si è bloccato? Ecco, ritornato. Ci sei? Ce l'abbiamo. Bene. Allora, Simone, a questo punto noi avremo bisogno da parte tua delle previsioni del tempo. Perché questa settimana erano azzeccate, noi abbiamo bisogno delle previsioni del tempo. Che tempo farà nei prossimi giorni? No, abbiamo dei problemi di collegamento. È esplosa la cabina del trattore. Vabbè, ma proposito, ma poi mia presentare con una sciarpa del genere, insomma. La sciarpa la porte sfiga. Aveva una sciarpa. La gamina del Roverchi. Che bestia. Bastava una sciarpa di lana. Sì, ci sei, Simo. No, perché, vabbè, la tecnologia la riveda, ma sono mia ancora tanto esperto, no? Allora basta poca, vai in confusione. Ci sei adesso, vai tranquillo. Molto bene. Allora, Simone, puoi darci le previsioni del tempo per i prossimi giorni? Sì, ragazzi, mi avrei a dire che a Sol Make Bernaca, perché mi ricordo di Mesia, no? E la saluto. Ciao zia, che secondo me dovrebbe. Salutiamo la zia. Che la giva sempre che la greva da venire in ca a veder Bernaca, perché che rime non ti give. Vieni in ca, vai in ca, che adesso che Bernaca va a vedere al meteo. Allora devi in ca, la vede al meteo Bernaca, che mi non mi hai visto al mondo, e Bernaca, non so neanche chi sia. Ma secondo me mi sono più breve che Bernaca, perché... Mi la settimana passata io detto che lunedì pioveva e infatti ieri ne piovù a Negnu e la Usef Nestri. Bravo, Simo! Bravo! E a Usef Nestri e Negnu, infatti, beh, mico tutto bagno dappertutto, quindi. Ma sono regolare. Beh, voi contadini sarete contenti, Simo, insomma, di quest'acqua. Anche me sono contento, infatti, beh, sono chi che mai l'erba che sono tu contento. Beh, anche l'erba, le chi che secondo me da tutta l'acqua tra ciappella, ciappella ciucca anche l'erba. Le chi che la poxixa, secondo me la ciappella ciucca dall'acqua, guarda, anche lei le chi che contenta che guarda. No, ci voleva. Ci voleva una doccetta. Ci voleva. Quindi quali saranno le previsioni per i prossimi giorni? Allora, donca, te sai che la settimana qui, di che è mia su mia, te sai che mia su sempre la te sei troppo avanti, sei più avanti. Io sono sempre avanti, ma a backlist test, donca, ragazzi. No, ma infatti, Sono me che Giuliacci, anche Giuliacci. Anche con lì salutiamo, Giuliacci, salutiamo. Ma Biro, Sezzo, mi sono ricordi Biro, Giuliacci una volta, no, con lì non ricordo mia. Di striscia. Comunque mi so che la spana qui ha dovuto rispiovere tutta spana. Dopo, le vera. Tutta settimana? Mia. Tutta spana, ti dice. Cioè andare in giro col canotto, quindi. Sì, esatto. Chi a che avrà la berca, chi in Domingondola, andiamo a Venezia, col cappello anche. Ecco, perfetto, se te sei già pronto. E tra l'etter sa sfeda anche scrizzame, anche me scrizzemo a Mark Mandi. No,
Same. Allora, altra cosa importante, Simone, noi abbiamo lanciato, come tu ci hai ordinato, il concorso Il Contadino Cerca Moglie. Ecco. Esatto. Esatto. Ti volevamo chiedere se questa settimana ti sono arrivate delle chiamate. Beh, a col cellulare le scarica dalla mattina alla sera, ecco. Perché arriva dal telefonetti dappertutto. Ragazzi, a che posto per tutto? Vuoi tristimi a esagerare, stimi a venire nervosi, perché arriva da tutti, con un fascino simile, col capello, con su scrizzame, mia semo. Same. Perché le nati confondere, le nati. Infatti, chita caltratura, con tre dal carago. E tu no, dai città vendere col carca stimpisce che ne per tutti. Possiamo vedere con la telecamera l'inquadratura del carro? Le mie tan belle, infatti chi deve. Aspetta appena la scritta le Bossini, intanto facciamo un po' di pubblicità. Abbiamo capito che vuoi fare un ARAM. È un carro per trasportare cosa? Ma diciamo che è una materia molto pregiata, una materia direi di importanza vitale per la campagna. Ecco. Il cosiddetto stallatico, ecco, per via... Un termine tecnico. Termine tecnico. Stallatico o letame bovino, ecco, insomma, rudo per gli addetti ai lavori, rudo. Esatto. Okay, l'hai detto te, Scala, l'hai detto te, che dopo c'è Caldoni, dopo gli dice me le rud coschele, me le rud, no, il voi mio, allora bisogna che mi metto bene, bello pulito, per in ordine. È tutta roba naturale, so che i vegani la mangiano, eh? Sì, molta. Beh, capi sempre un po'. Pronto. Saluti a tutti i vegani. Arrivederci, ci andiamo via. Scusate, devo rispondere al telefono. Arrivederci. Possiamo rientrare. Sì, grazie. Siamo autorizzati. Possiamo andare avanti. Prego, Simo, prego. Salutiamo i vegani. Saluti. Vegani. Ha niente. Con le dito. No, però mi avrei a dire, perché precisiamo. La treta hanno talmente tanta che insomma hanno da vendere, ragazzi. Se avessero un buchino allo stomaco di mezzanotte sanno dove mangiare, vuoi dire, insomma, va bene. Cioè, facciamo gli stessi, il mio è un grosso problema con le ansie, con le assolutamente. Allora, Simone, però qualcosa è cambiato questa settimana, cioè i doveri della donna che vincerà il concorso sono aumentati o no? Esatto, perché infatti hai fatto la stare a noi, perché adesso hai inaugurato un talk lane, ando un pianeta curi, un talk lane da stare a nuova, e anche all'uffici, insomma, somma Andrea Ferri di bel lavoro d'Inter, e i cavi aumentano sempre di più e gli accidenti aumentano sempre di più, ecco. Ma non si deve preoccupare di niente, perché quando sarà pronta l'ufficio splenderà, che sarà una meraviglia per quello lì, assolutamente. Poi dopo c'è che al giornale di chicca piova, non è il paesan, andiamo in car, cioè a piova, che scura, che gris, sa fogna in car, poi dalla sera, cioè, da per nuet, oh, vabbè in maniera un po', e tra l'altro era neanche aumentare la pancia, sono aumentato in quel chilo, ecco, tra l'altro. Non bene. Non fa niente qua, d'estate avrò una silhouette perfetta, perfettissima. Beh, devi essere pronto per l'eventuale festa del grano, per la prova costume, la festa del grano, eh? Ma oddio, mi arrisco a mettersi in costume da bon, perché mi sono dentro della friggitrice a freezer dal patatini, ragazzi, avevo 45.000 gradi tutta il Siri, quindi se mettessi in costume, oh, sono mia Belvedere, a dire la verità, sono mia proprio Belvedere, proprio, oh, però non è vero, non diciamo, non dire queste eresie, insomma. Io sono un ragazzo cristallino e chiaro, mi dichi la orme. Lo sappiamo. L'abbiamo capito. Dichi la orme, assolutamente. Cioè, dopo è come quando arriva quando tu ordini una cosa su internet e poi dopo le sbagliata. Cioè, mi fa una gran pubblicità e dopo quanto è il momento. Che brutto lavoro. Ma ancora il campo. Oddio, che è anche la garanzia che treda. Che mi è il problema. Cioè, quindi potremmo fare lo slogan Petrolini è meglio di Amazon. Bravia! Accetto un piede, Scala. O vuoi fare soddisfatti o rimborsati?
Esatto, soddisfatti o rimborsati. Va bene. Mi tu vaga a che proprio guarda, anche mio problema. Col che vri, ragazzi. Va bene, siamo in chiusura, siamo in chiusura. Allora, vuoi lanciare un messaggio? Esatto, un appello. Sì, l'appello sempre per quanto riguarda il concorso. Certo, certo. Ragazzi, un bel uomo in memento il cattivo, con un bel cappello, con su qui sempre Same, mia Semo, mamma, quando con lui è sempre importante. Un lavoratore onesto, un bravo ragazzo, una persona del genere, che poi tra lettere, insomma, con una bella azienda trena, insomma... insomma l'amore a mia fama, perché in camis fella che mimmo la mia fama sicura, cioè diciamo sono un investimento sicuro, ecco già mi un applauso. Non è un leasing assolutamente, le metti i soldi in banca e c'aperi al tassi ogni mese, coupon ragazzi, che bene sono... Donne, scriveteci dei WhatsApp, scriveteci. E mi raccomando, non abbiate troppe pretese, perché sarete selezionate prima. Esatto, non fate tanto quelle molto in. Lei in carriera che mi sono sempre stato poca bocca, una, me lo dite tra volta. No. Pian. Allora. Un toma alla qualità, prima e tutto. Devi essere... solo alta qualità, e bravo Simone, bravo. Bene, esatto, siamo in chiusura. Simone, sindaco di Olmo, saluti, salutiamo il sindaco di Olmo dalla cabina del suo trattore, grazie per le previsioni del tempo, sempre per la settimana dopo, sempre. Ciao Simo, grazie mille. Ciao Simo, grazie. Grazie ragazzi, applauso Simone Petrolini. Applauso ragazzi. Lo share a 45, a 90 si milioni è arrivato. Questo... sempre lo share, davvero. Bene. Ragazzi, siamo messaggio, prima però diamo le notizie dalla contea. Notizie dalla contea, va bene. Abbiamo le notizie dalla contea. Novità, ci sono delle balletto? Allora, Allora abbiamo notizie delle piccole novità dalla contea, abbiamo delle piccole novità, c'è l'Avis, abbiamo il cartello dell'Avis, eccolo qua, Avis Gattatico, giornata della prevenzione 26 aprile 2020, c'è l'iscrizione all'Avis e all'ADMO, ok? C'è... Esatto. Esatto, ho studiato bene, sono pronto. E... Ferratissimo! Esatto, ci sono i numeri di riferimento. Allora, in fondo c'è il numero di riferimento. Per giornata dedicata ai nuovi iscritti Avis e ADMO, solamente esami di routine degli iscritti Avis, giornata 26 aprile 2020. Mi raccomando, dopo il 25 aprile andate a donare. Esatto, ingresso da via Trani all'ultimo piano del comune di Gattatico, sopra l'edificio del comune. Esatto, c'è la sede dell'Avis di Gattatico con il presidentissimo Savini. Saluti Savini. Savini è presidente dell'Avis, non facciamo scherzi, se no lui ride dopo. Rido anche io. Se sentite questa risata lungo il corridoio, ecco, vuol dire che vi state avvicinando all'ufficio del presidente. Bene, a questo punto abbiamo anche da dare i numeri utili, per le consegne a domicilio, che fra poco le vedrete. Eccole! Consegne a domicilio dei negozi di Gattatico, come potete vedere. A me mi attizza molto Pescheria Barca, quel nome, cioè, mi dà proprio l'idea che va a prendere il pesce in barca. Sì, esatto, in barca. Questi sono tutti i numeri utili, come sempre. Siamo partiti con 4 numeri, ragazzi, guardate quanti ne abbiamo adesso. Noi ringraziamo tutti i commercianti per l'impegno e che stanno tenendo duro in questi giorni, settimane difficili. E se ce ne saranno altri, di scriverci, che noi inoltreremo il vostro contatto sulla nostra pagina Facebook in diretta. Queste sono tutte consegne a domicilio, poi il numero della spesa, come sempre, spesa della Proloco, come sempre la spesa. Consegne della spesa a domicilio dalla Proloco di Gattatico con i ragazzi del Particio Rock, numero utile 0522 477 944. Mi raccomando, servizio dedicato agli over 65, domani, mercoledì, giornata di consegne. Allora, bene, poi ci stiamo avvicinando al 25 aprile. Opala. Non potremo
fare feste, esatto. Però ci saranno delle attività. Il comune di Gattatico sta preparando delle cose tutte online. Stiamo preparando, ecco, eccola locandina. Fatela girandola della libertà, qui avete tutte le istruzioni. Attività organizzata dalla Proloco, dai genitori della scuola primaria di Gattatico e dall'ANPI di Gattatico. Create, esatto, la vostra girandola tricolore per la festa della liberazione del 25 aprile. Comunque potrete seguire, esatto, le celebrazioni della liberazione sabato sulla pagina Facebook del comune di Gattatico, dico bene, dove saranno preparati anche dei video, delle cose molto molto interessanti. Molto molto interessanti. Storico. Abbiamo alcuni messaggi per chiudere la nostra 26esima puntata. Ci scrive Claudia e Vincenzo che fanno tanti auguri al Gemi, tanti auguri. Ragazzi, è una celebrità. Gli ha fatto gli auguri anche alla regina Elisabetta, cioè, poi, e anche l'MS. Altro messaggio, a Son, Lauro ed Elena. Grazie per il video e tutti i messaggi che la vostra ginta la sa mandè. La prossima volta però andoma dove è Pukeld. Po me a Son Cortino per l'altezza. E capì? Firmato Lauro. Certo. Saluti Lauro Delena ancora. Ciao, grazie ragazzi, ancora, sì, ragazzi. Sì, Lauro, avevamo capito che riguardava l'altezza. Sì, nessuna allusione. È partito un ciclista. Ogni tanto partono delle cose. Qua, un applauso alla regia, un applauso. Regia, un applauso, un applausissimo. Pronto? Bene, pronto? Pronto? Sì. Con chi parlo? Sono quello biondo, platinato. Senta, sì. Lei la può smettere di portare delle Ceres a quello che fa la regia? Non è il caso. Abbiamo notato che la Ceres è un po' troppo alcolica, effettivamente. Prima della puntata, non è Joan Vacher, lui non lo porta l'alcol. Ha ragione, ha ragione. Ok, va bene, la prossima settimana un crodino. Ah, lei è sempre... Lei è sempre simpatico e so che lei la seguo tutte le sere. Complimenti, bella la leccata di mucca, complimenti. È bella anche la sua. Arrivederla, sa? scusate, siamo tornati in regia. Ecco, bene, qua. Siamo alla chiusura, ragazzi. Ci vediamo domani sera. Puntuali. Domani puntatona. Avremo degli ospiti esagerati. Domani sera avremo delle star. Domani sera non voglio svelare niente perché domani sera abbiamo una star. La star. Non spoileriamo in queste niente. Zone. La star. Non l'abbiamo lasciato per ultimo. In finale è una star. Perché lui è una star. Adesso vedrete domani sera. Ragazzi, domani sera 18:30, diretta Facebook dalla pagina Filbus Theater. Noi vi aspettiamo. Mi raccomando, condividete la puntata di stasera. Noi ci siamo, voi ci siete. Se voi ci siete, noi ci siamo, diciamola così. Io ci sono, te ci sei? Ci sono anch'io. Dai, domani vengo anch'io, dai. Mi raccomando, ragazzi, ci vediamo domani, quarantenati. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Meow 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 meow